Zappi è un'altra storia di Don Balbano. Guarda, forse per Francesco secondo me ne scriverebbe altri 10. Chissà, forse sì. Anzi, forse c'era già addirittura un'idea di un soggetto per una storia. Però vediamo, perché appunto questo poi è una particolarità, parlando di autori, che se qui in questo caso le storie di Don Balbano, il personaggio è suo, è di Francesco, insomma. Non mi sentirei di darlo a qualcun altro, e siccome lui deve fare quella 102 altre storie prima, si tratta anche di un problema anche di tempo, però non, perché no, potrebbe essere. In questo momento però onestamente non è in programma, che Davide non mi nasconda qualcosa. Non nasconde nulla, no? Mai al direttore. Domande? Solo l'individuo ha osato rompere il ghiaccio. Abbiamo parlato di Sergio Algozzino, che ha dato il nome al commissario Algozzino, e adesso lo abbiamo qui con noi. Caro commissario, uno dei sogni della mia vita c'è stata questa cosa. Dice che è stato uno dei sogni della sua vita. Devo confessare che anch'io non avevo neanche questo sogno, eppure l'ho realizzato. Il mio nome è stato citato su Topolino in occasione di questa conferenza, quindi anch'io sono diventato un personaggio di Topolino. Vabbè, se non ci sono... Se posso dirlo, c'è l'aneddoto in questo caso. Perfetto. Sono nominato all'interno perché Francesco, io lavorai con Francesco in altri momenti. E feci, diciamo, il consulente linguistico per mi fregio di avere potuto quindi inserire la parola camurria all'interno di Topolino, perché è veramente importantissimo. Sei meritato di comparire nella storia. Va bene, se non ci sono altre domande, finiamo qui. Ringraziamo Davide Catenacci e Valentina De Poli, che potete trovare allo stand di Disney.